Evenepoel, queste invece le immagini di inizio gara della partenza ufficiosa, poi quella ufficiale, questa invece l'azione dei fuggitivi di Remco Evenepoel, Samuele Battistella, Thibaut Pinot, Fausto Masnada, Antonio Puppi, Alessandro Covi, che poi dal chilometro 55 si sono allontanati, hanno staccato il resto del gruppo e sono arrivati fino a 30 km dalla conclusione, fino a quando questo fenomeno non ha deciso di attaccare ulteriormente e di fare il vuoto dietro di sé e di vincere dominando questa Coppa Bernocchi di edizione numero 102. Dunque Remco Evenepoel succede nell'Albo d'Oro a Phil Bauhaus, è l'undicesimo straniero a vincere la Coppa Bernocchi dopo la doppietta di Rick Van Looy, dopo Johan van der Velde, dopo Sørensen che vinse qui nell'89 e nel 93, dopo Charles Mottet, dopo Weinsteins, dopo Cummings, dopo Utarovic, dopo Bauhaus, un belga torna a vincere la Coppa Bernocchi. L'ultimo fu proprio Rick Van Looy, primo straniero a vincerla nel 1957, fece doppietta nel 1958 ed ecco qui il pollice verso di Remco Evenepoel che stravince, domina la Coppa Bernocchi, mani sul petto ad indicare il nome del suo team, Deusinck Quickstep, Remco Evenepoel vincitore della 102esima Coppa Bernocchi, fenomeno assoluto. Remco Evenepoel davanti ad Alessandro Covi e al compagno di squadra Fausto Masnada.